Siamo in compagnia di Massimo Carnelli Giarrusso, candidato alle prossime elezioni al comune di Quarto, la città di Quarto. Oggi una giornata importante per lei, la presentazione delle liste. Sì, oggi incontriamo i candidati e diciamo tanti amici che vengono. Abbiamo fatto questa manifestazione per appunto per incontrare i candidati, distribuiamo il materiale tipografico diciamo per la campagna elettorale e parliamo di programma, perché poi tutti i candidati andranno a cercare il voto nelle case dei quartesi e da questo confronto diciamo uscirà anche la proposta per la prossima, per il prossimo governo. Ecco, la campagna elettorale è iniziata al 100%. La campagna elettorale è iniziata al 100%, sì, poi faremo ancora un'altra manifestazione, quella che si chiama in modo classico apertura di campagna elettorale, penso a breve. Poi ci sarà un'altra riunione ancora con i candidati per consegnare i facsimili, perché non sono ancora usciti, e poi la chiusura di campagna elettorale. In tutto questo periodo ovviamente incontreremo la cittadinanza con varie manifestazioni sul territorio, andando nelle periferie, nel centro del paese, raggiungendo i commercianti, quindi raccogliendo le istanze e proponendo le nostre idee, le nostre proposte, sperando che siano idee accettate, perché penso siano tutte idee propulsive per il bene della città. Ecco, lei ha avuto modo comunque di parlare alla cittadinanza, insomma, le problematiche che sono uscite, quelle urgenti? Ma sicuramente la vivibilità è, come già ho detto più volte, dare un indirizzo a questo paese, un indirizzo socio-economico. Per noi continua ancora il sogno di creare un polo turistico ricettivo, quindi una Quarto che sia anello di congiunzione tra l'area metropolitana, i Campi Flegrei e anche il Giulianese, quindi qui creare tutte quelle strutture per poter ospitare i turisti che vengono nella nostra Campania.